Desidero presentarvi Antonio e Bruno Zaupa, da generazione anche loro produttori di formaggio, che già dal 2002 hanno deciso di unirsi al nostro gruppo. Noi siamo soci di Fratelli Brazzale. È stata una cosa quasi più unica che rara il fatto che non c'è stata l'acquisizione, ma c'è stato il mettere insieme le forze. Eravamo un'azienda molto molto piccola, le sfide globali erano affascinanti, da soli non ce l'avremmo mai fatta e ci ha fatto veramente piacere far parte di questo gruppo e di questa famiglia. La nostra è un'azienda molto corta, si potrebbe dire, in termine calcistico. La nostra forza sta proprio nelle decisioni veloci. Siamo noi tre e abbiamo sempre trovato l'intesa istantanea, non abbiamo mai perso tempo e anche grazie alla nostra esperienza complementare riusciamo a prendere le decisioni a una velocità adeguata. Nei fratelli c'è un senso della gerarchia, del rispetto reciproco dei ruoli che è bellissimo. Ognuno sa il proprio posto, conosce le proprie competenze, rispetta quelle degli altri, c'è un'intesa a colpo d'occhio e la grande fiducia nel lavoro dell'altro. L'azienda è una comunità, a noi piace definirla un clan, una comunità di persone che hanno lo scopo di proseguire, di prorogare, di sopravvivere nel tempo. Se l'azienda è vissuta come una comunità, come si può vendere una comunità? Non ha nessun senso, è come vendere la propria anima. A qualcuno dei miei parenti era venuta l'idea di venderla, ma è impossibile, l'azienda non è disponibile. Qualche volta dico ai ragazzi un po' in maniera brusca: piuttosto che do fuoco, piuttosto la brucio. Perché è contro il significato stesso di ciò che noi pensiamo essere l'azienda, cioè una comunità di uomini. Questo significa anche che nessuno qui è realmente proprietario e chi entra qui della nostra famiglia deve sapere che entra qui per servire una comunità e questo fa sì che tutte le nostre scelte innanzitutto siano scelte di lunghissimo termine. Devo dire che non mi sento qua come dipendente, ma come il membro di una grande famiglia. Io abito a poche centinaia di metri dallo stabilimento e passavo da davanti a questo stabilimento e mi chiedevo se un giorno avrei potuto entrare e dopo tanti anni posso dire di aver realizzato un sogno e di avere anche le chiavi in molte occasioni per poter aprire anche lo stesso stabilimento. Questo non è cambiato neanche quando sono rimasta a casa per 5 anni in congedo maternità con 2 bambini, uno dopo l'altro, perché il nostro sistema permette di rimanere anche fino a 3 anni con il bambino. Da questo Roberto ha preso lo spunto anche per l'Italia e ha introdotto il baby bonus. Questa azienda affronta in maniera serena la maternità delle mamme. Il bonus bebè nasce per rendere più facile l'essere mamma e l'essere papà. Che è un premio di una mensilità il mese immediato dopo la nascita del bambino o l'adozione del bambino. Quando ho comunicato a Roberto della mia gravidanza ha reagito veramente bene, aveva una faccia solare, sorridente. No, io ero molto spaventato perché Anna è entrata, era molto tesa, era pallida. Quando mi ha comunicato la gravidanza per me è stata prima di tutto una grande liberazione, un sollievo e poi una grande gioia. Però in quel momento ho pensato anche subito che bisognasse fare qualcosa, perché se siamo arrivati a questo punto in cui una mamma ha paura di comunicare la gravidanza al proprio datore di lavoro, evidentemente bisogna reagire. Così abbiamo pensato di mandare un messaggio simbolico ma anche concreto, molto chiaro a tutti i nostri collaboratori dipendenti, per far capire che al centro di tutto doveva andare la maternità. C'è qualcuno che non sa più cosa inventarsi per il baby bonus?